L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha presentato il 20 luglio 2021 a istituzioni e operatori del settore il rapporto e bilancio sociale sull'attività svolta nel 2020. A margine dell'evento abbiamo rivolto alcune domande al presidente dell'ENAC, Pierluigi Di Palma, e al direttore generale, Alessio Quaranta. Presidente Di Palma, dall'ultraleggero al comparto aerospaziale. Quali le prospettive di sviluppo del settore e il ruolo dell'ENAC? Vabbè, la nuova visione dell'ENAC che noi abbiamo illustrato alla presentazione del bilancio sociale con il ministro che traeva poi le conclusioni è stato un po' questo, proprio un tema legato alla visione prossima dell'ENAC, la nuova policy, quindi dal trasporto aereo al comparto aerospaziale. Quindi in qualche modo l'idea è di allargare i confini di presidio dell'ENAC a tutto quello che è futuribile, quindi il volo stratosferico e il suborbitale, e dall'altra parte evidentemente sviluppare e valorizzare quel patrimonio che ENAC ha di 53 aeroporti legati evidentemente a una nuova dinamica del volo, il volo in particolare dell'ultraleggero. Tutto questo evidentemente si lega con l'innovazione tecnologica, cioè in definitiva è il satellitare che lega questo mondo che va dall'ultraleggero allo spazio in una visione duale che evidentemente non fa differenza tra militare e civile. Chiaramente il presidio forte dell'ENAC rimane sul trasporto aereo tradizionale, in cui abbiamo ben chiarito anche il fatto che l'ENAC non è un punto di mediazione tra interessi, ma è evidentemente il soggetto che tutela il diritto dei cittadini, dei passeggeri, dell'utenza e dei più deboli in un percorso di liberalizzazione e privatizzazione. Il passeggero è al centro della vision dell'ente. Ci vuole parlare delle recenti azioni dell'ENAC a tutela dei passeggeri aerei? L'ENAC, evidentemente, come abbiamo già detto, nasce proprio sull'idea della tutela dei diritti dei passeggeri, tant'è vero che nel 2003 con l'attuale direttore generale Alessio Quaranta a Lisbona presentammo la prima carta dei diritti dei passeggeri, poi distribuita a Fiumicino con il ministro Bersani e con la vicepresidente De Palacio della Commissione europea, il che significa che l'ENAC nasce in un percorso di liberalizzazione e privatizzazione del settore come garante degli interessi dei più deboli e quindi l'idea della centralità del passeggero in un settore che si liberalizza evidentemente è l'elemento portante, la qualità del servizio, la centralità del passeggero e dei suoi diritti. Direttore Quaranta, il 2020 è stato un anno segnato dalla forte contrazione del trasporto aereo. Quali le prospettive per il futuro in termini di ripresa per il settore? Direi purtroppo 2020 risultati disastrosi che hanno visto come media nazionale annuale meno 72% del traffico rispetto al 2019, con punte purtroppo fino a meno 99% nei momenti e nei periodi di maggiore chiusura delle attività predisposte dal governo a tutela della salute pubblica. Il 2021 è cominciato sotto migliori auspici, certamente oggi la recrudescenza del virus e queste nuove varianti, in particolare la Delta e quella che si sta facendo in questi giorni, la Beta, mettono un pochino a repentaglio la ripresa, che comunque devo dire che rispetto all'anno scorso già qualcosa di miglioramento si vede. Le prospettive del futuro in termini temporali io credo che vedano una ripresa un pochino anticipata nel nostro paese rispetto a quello che è previsto nell'ambito della media europea. Dico questo perché siamo comunque un paese a forte attività turistica, siamo il paese che possiede il 70% delle bellezze archeologiche, culturali e artistiche al mondo e siamo per questo naturalmente attrattivi. Certo, ovviamente sto parlando di traffico turistico, per quanto riguarda il traffico business con ogni probabilità bisognerà aspettare qualche anno in più. Le previsioni di Eurocontrol che dicono che la ripresa dovrebbe essere a cavallo fra il 2024 e il 2026 sono credibili, anche se ci auguriamo che il nostro paese possa anticipare un pochino.